Questo programma è offerto da... Per imparare a rilassarsi e ad acquisire la consapevolezza del movimento e del respiro, c'è il Centro Yoga Soffio Vitale, tecniche corporee ed energetiche. Il Centro Culturale Soffio Vitale apre le porte a chi ha voglia di sperimentare lo yoga nelle sue svariate forme. Un ambiente elegante e suggestivo per vivere lo yoga fino in fondo, come cammino di conoscenza interiore e come forma terapeutica di benessere psicofisico. Iscriviti al Centro Culturale Centro Yoga Soffio Vitale, frazione Panelli, località Santa Croce, lungo la strada Perrillo Montorsi. Lezione di prova gratuita. L'ingresso è riservato ai soli soci. Regalati un soffio vitale. Ottica Balestrieri, via Bartolomeo Camerario 2226, telefono 0824 42 183. In diretta su LTV con Palla al Centro, la trasmissione sportiva settimanale della domenica, quando ci occuperemo di tutti gli avvenimenti sportivi del weekend e della domenica. Intanto vado a salutare subito i miei collaboratori, i colleghi giornalisti Domenico Passaro e Pasquale Caruso. Buonasera. Ciao Alessio, buonasera. Buonasera, tanti argomenti da trattare questa sera, ovviamente ci occuperemo principalmente di calcio Liga Pro Prima Divisione Girone B con lo squallido pareggio al Ciro Vigorito 0-0 tra Benevento e Catanzaro. Il Benevento, se il campionato dovesse finire questa sera, il Benevento è ottavo in classifica con 44 punti e quindi disputerebbe i playoff. Grosseto distanziato di 4 lunghezze. Ma andiamo con ordine: il campionato di Serie D, pareggio 1-1 tra Torrecuso e Città di Messina. In promozione invece, con una giornata di anticipo, la forza e coraggio del presidente Massimo Taddeo conquista la meritata promozione nel campionato di eccellenza. Ci occuperemo anche di Accademia Volley, una diretta telefonica con l'ex capitano del Benevento Pedro Mariani e le interviste nel dopo partita. Le scuole calcio beneventane non invitate nel settore distinti del Ciro Vigorito. Ma andiamo con ordine, vediamo i risultati della 14ª giornata di ritorno del girone B di prima divisione. Benevento Catanzaro 0-0, a Grosseto Lecce Grosseto 1-0, a Gubbio L'Aquila Gubbio 4-0, Nocerina Paganese 0-3, Perugia Viareggio 2-1, Pontedera Barletta 3-1, a Prato Ascoli Prato 3-0, Salernitana Pisa 1-0, riposava la capolista Frosinone. La classifica: Frosinone e Perugia 59, Lecce 58, L'Aquila 49, Catanzaro 48, Pontedera e Pisa 46, Salernitana 45, Benevento 44, Grosseto 40, Prato e Gubbio 36, Viareggio 27, Ascoli 24, Barletta 21, Paganese 16, chiude l'esclusione della Nocerina con 12 punti. E andiamo a vedere il prossimo turno della Lega Pro Prima Divisione Girone B, che si giocherà domenica prossima 13 aprile. Questi gli incontri: Ascoli Benevento, Barletta Catanzaro, L'Aquila Nocerina 3-0 a tavolino ovviamente, Lecce Frosinone, Paganese Gubbio, Perugia Pontedera,
Prato Salernitana e Viareggio Grosseto. Riposerà il Pisa. Bene, dicevo in apertura, quindi io direi subito di andare negli spogliatoi della sala stampa del Ciro Vigorito ad ascoltare quello che ha detto l'allenatore del Benevento, Fabio Brini. Ascoltiamolo. Mister, questo bicchiere è mezzo vuoto, mezzo pieno? Beh, per me è mezzo pieno, nel senso che avevo detto che era una gara difficile e lo è stata, soprattutto per come il Catanzaro gioca in mezzo a campo. È una squadra che cerca soprattutto prima di non concedere spazi e poi ripartire in quelli che tu dai. Perciò lo sapevamo che sarebbe stata una gara difficile, ci voleva pazienza e sfruttare quelle occasioni che riuscivamo a creare. E in effetti è stata così la gara. Con questa pazienza che stiamo portando avanti, dobbiamo ringraziare solo il Grosseto. Ma io non la vedo in questa maniera, perché noi due domeniche fa, senza avere pazienza, abbiamo perso in casa contro l'Aquila. Perciò bisognerebbe anche guardare queste cose. Mister, il Catanzaro a sinistra attaccava poco, c'è stato un momento in cui lei ha pensato di inserire Seliak per avere un po' più di propulsione offensiva sulla destra, o forse l'ha un po' condizionato il cambio forzato un po' in Nelly? Ma io l'ho già detto altre volte, anche oggi è successa la stessa cosa, devi cambiare dei giocatori e purtroppo non puoi farlo se hai in mente qualche cosa, perché devi preoccuparti che prima o poi accada qualche cosa che non ti permette poi di lavorare in un'altra maniera, e così è stato anche oggi. Comunque, se volete la prestazione, sono soddisfatto, perché ripeto, una gara molto difficile, i ragazzi lo sapevano e abbiamo avuto anche, non sicuramente le occasioni delle altre partite, però qualche cosa per sbloccarla, e non è andata come doveva andare, però ripeto, bisogna guardare anche la realtà dei fatti, perché se fossimo noi in una squadra a dettar legge, per carità, ci mancherebbe, però credo che la classifica non lo dica, e allora noi dobbiamo trarre sempre i maggiori benefici di una partita difficile come quella di oggi. Poteva sbloccarla solo un episodio questa gara, sì. Oppure si poteva fare qualcosa di diverso? Bah, fare qualcosa di diverso probabilmente l'abbiamo fatto nel secondo tempo, quando abbiamo accorciato un pochettino di più. Però c'era anche forse il timore di ripetere la partita con l'Aquila, e si è visto anche in campo, perciò non è, mi va bene con quello che è stato fatto. Partire del campionato oggi, il Catanzaro era l'avversario dei playoff, è meglio incontrarla in casa questa squadra? Probabilmente sì, però non è questo il discorso, non è che sia il Catanzaro o un'altra squadra. Ho detto che i playoff sono un altro campionato, sono diversi, non possiamo guardare queste partite nei playoff. Qua al minimo errore c'è sempre ancora le 3 o 4 partite che finiscono il campionato, lì non ci sono partite poi per proseguire, perciò ripeto, l'aspetto mentale conta parecchio. Ma ha preso una botta al ginocchio, forse per la troppa generosità, mi sono accorto che zoppicava e in effetti ci aveva un po' male. Adesso vedremo quello che sarà. Signorini, come sta, visto che Padella sarà squalificata? Ma non credo che sia ancora a posto, perché non sta lavorando con la squadra. Se qualcuno ha sofferto oggi il caldo o la pressione, perché ho visto che c'era qualcuno che non riusciva, sì, ad avere lo spunto che ci si voleva aspettare. In effetti qualcuno ha sofferto il caldo, ma questo ci sta, perché oggi, al di là anche se l'abbiamo trovato domenica a Barletta, ma era una partita diversa, dove l'impegno nel secondo tempo non c'è quasi stato. Oggi invece l'impegno sia mentale che fisico c'è stato fino alla fine. E oltre al caldo qualcuno si è fatto la pressione? Mentale? Sì. È probabile, perché un po' di paura credo che in qualcheduno ci sia stata, ma è normale, perché vivi di esperienze passate, poi devi avere magari anche un po' di più di personalità in certi momenti, però il calcio è questo. Le partite con queste squadre sono partite strane, perché mi hanno detto che oggi l'Ascoli ha vinto fuori casa, mi pare,
Perciò sono partite strane, puoi trovare una squadra che è mentalmente in quella gara precisa, perfetta, poi vanno fuori casa e prendono 3 gol. Ma al di là di questo noi non dobbiamo pensare a questo, dobbiamo pensare a noi, a come dobbiamo affrontare queste 3 partite e soprattutto quella di domenica ad Ascoli. Allora, molto soddisfatto mister Brini della gara disputata questo pomeriggio dal suo Benevento contro il Catanzaro. Sapevamo che era una gara molto difficile, quindi i ragazzi si sono impegnati allo spasmo. Io su questo argomento non sarei molto d'accordo con il tecnico dei giallorossi. I playoff sono un altro campionato e questo ovviamente lo sappiamo, insomma sono anni che disputiamo i playoff e i playoff sono un campionato a parte, è chiaro che un piccolo girone a parte. Però non sono molto d'accordo su quello che ha detto all'inizio Brini, insomma una partita molto difficile tra 2 squadre che hanno fatto addormentare il numeroso pubblico presente quest'oggi. Voi come la pensate? Pasquali, come la pensi? Prima di tutto tu già all'inizio l'hai definita una squallida partita, se non sbaglio, Alessio. Sì. Diciamo che è stata una partita abbastanza equilibrata, tu che dici? Equilibrata, ma in che senso? Una partita... Cioè io non ho visto 2 squadre giocare a calcio, ecco questa è la mia disamina, se vuoi saperlo. Tra 2 squadre stanche e 2 squadre che stavano giocando l'ultima partita di campionato e quindi tra 2 squadre che non ci facciamo male, stiamo tranquilli, tanto un pareggio che ha soddisfatto di più il Catanzaro, non il Benevento, che si trova... E partiamo da questa cosa, Alessio. A 4 lunghezze. È un risultato che sicuramente è favorevole più al Catanzaro che al Benevento, perché il Benevento doveva l'obiettivo almeno di raggiungere il quinto posto per evitare appunto la partita di playoff in trasferta. Bravo. Tutti ci aspettavamo qualcosina in più, forse abbiamo dato molto domenica a Barletta e poco oggi in casa, anche se le avversarie erano diverse. Pasquale, a Barletta, in termini di gol, dai. Voglio essere goal, ironico su questa cosa. Però la partita che devi vincere era quella di oggi, non l'hai saputa sfruttare, non hai saputo mettere in campo una formazione degna da dover sovrastare il Catanzaro. Perché sì, il Catanzaro, se è una squadra che va a disputare i playoff, e ahimè non sia mai, insomma, dovesse vincere i playoff, un'altra squadra che raggiunge la Serie B, io mi auguro di no, perché ormai sappiamo già chi potrebbero essere le squadre che insieme a Frosinone, Perugia e Lecce, 3 delle 2 saliranno, 2 delle 3 saliranno nel campionato di Serie B. Comunque Alessio, al di là dell'ironia, mi aspettavo qualcosina in più da parte della nostra squadra in termini di intensità, come diceva il mister qualche mese fa, che bisognava lavorare molto sull'intensità. Tra l'altro il mister ha detto in conferenza stampa, l'abbiamo sentito poc'anzi, che la nostra non è una squadra, in quanto la classifica dice che non è una squadra che riesce a dettare legge. Sì. E purtroppo questo oggi si è vista sul campo. Il campo ha parlato chiaro, il Benevento ha avuto grosse difficoltà ad impensierire almeno per un istante, tranne in quell'occasione finale sporadicamente impegnato il portiere, quel palo che io ricordo di Doninelli, poi zero, cioè nel senso il calcio di punizione di Montiel. Di questo voglio parlare dopo. Il Benevento non è riuscito mai a mettere in difficoltà il Catanzaro, perché comunque si chiudeva bene, cercava la ripartenza, aveva questo numero 11 molto veloce. Russotto. Sì, molto veloce, bravo tecnicamente e cercava di infilarsi nello spazio, come diceva mister Brini. Però il Benevento ha trovato difficoltà sia in zona centrale, giocando centralmente la palla, e sia sull'esterno. Perché? Perché sia Di Cunzo che Somm, almeno per i primi 60 minuti, non spingevano come dovevano spingere. Bravo. Cioè il concetto è questo. Una squadra che non sa dettare legge significa che non imprime il proprio gioco, oppure
voglio prendere diciamo a cuore le parole di Ventura, l'allenatore del Torino, che proprio oggi ha detto che la sua squadra, nel momento in cui ha iniziato a macinare il gioco, utilizzare questo termine significa imprimere il proprio gioco alla partita, allora, quindi andando, sì, a pressare gli avversari, arrivare primi sulla palla, essere propositivi, gli esterni che scendono, i centrocampisti che si inseriscono nello spazio. Tutto ciò oggi l'abbiamo visto negli ultimi 10 minuti, quando Somm ha iniziato a macinare sulla propria fascia. Di Cuonzo, bravo secondo me nella fase difensiva, un po' meno, anche perché ha dei limiti da questo punto di vista nella fase offensiva. Melara, ho visto un Melara spento oggi, ma spento, non è riuscito a dare il suo contributo su quella fascia. Negro, che all'inizio ha cercato, però ha trovato un muro, quello della difesa calabrese, che ricordiamo è se non sbaglio una delle migliori, la meno perforata, quindi una difesa molto dobbiamo considerare questo e chiudiamo. Sì. Rispettati tutti i piani, infatti ne avevamo già parlato con Brini sabato pomeriggio a termine della rifinitura. Abbiamo trovato di fronte una squadra molto chiusa, non a caso infatti alla difesa meno perforata, che tende più a non far giocare l'avversario piuttosto che esprimere un proprio registro di gioco. Specialmente l'avevamo già visto a Catanzaro, loro trovarono quel gol, ma infatti è una squadra che gioca con un 3-4-1-2, che in fase di non possesso prevede una linea 5 difensiva, e quindi chiaramente loro sono venuti qui a Benevento semplicemente per conquistare quel punticino che comunque a loro fa molto comodo, mentre getta il Benevento al nono posto, che deve ringraziare comunque un Gubbio che non è competitivo per riuscire ad entrare nella griglia dei playoff, ma paradossalmente il Benevento dovrà ancora sudare in queste ultime 3 partite per avere i playoff sicuri e comunque non con un piazzamento positivo nelle prime 6 posizioni, e pertanto dovrà giocare fuori casa la gara secca, e quindi si complicano molto i piani per la promozione. Bene, Domenico, invece a te volevo chiedere questo, è quello che tutti i tifosi mi hanno chiesto all'uscita. Sì, scusami un attimo adesso, perché qualche nostro telespettatore stava provando ad entrare in diretta con noi. Tra un po' manderemo la conferenza stampa e poi stabiliremo i contatti telefonici. Ok, allora andiamo con l'ordine, andiamo a vedere che cosa ha detto invece il tecnico del Catanzaro, Oscar Brevi. Vediamo. Mister, qual è stata la maggiore difficoltà per il Catanzaro? Ma affrontavamo una squadra comunque di valore, che ha nei numeri tanti gol. Direi che abbiamo fatto una buona gara, la gara che ci aspettavamo, cercando di chiudere gli spazi, cercando di limitare le giocate del Benevento e di ripartire per chiaramente cercare di fargli male. Questa è stata la nostra idea. Direi che in linea di massima il campo ha rispecchiato quello che avevamo fatto in settimana. Con le caratteristiche che il Catanzaro dimostra di questo campionato, prendere pochissimi gol, anche segnandone non tantissimi, finire tra le prime 5 sarebbe veramente un viatico molto importante per i playoff, in considerazione che non c'è più il vantaggio per... Sì, noi siamo partiti in maniera direi un attimino differente rispetto ad altre squadre, siamo partiti rifacendo quasi completamente la squadra, anche tutto lo staff tecnico è stato cambiato, quindi siamo ripartiti da zero, abbiamo cercato di trovare più velocemente possibile compattezza di squadra, ci siamo riusciti, chiaramente abbiamo delle difficoltà, però la squadra fino adesso è forse la miglior difesa del campionato, la squadra che ha perso meno. Chiaro che forse qualche vittoria in più ci avrebbe permesso magari di essere in una situazione un attimino diversa. Lei conosce la vicenda Vacca con Benevento, anche recentissimi negli ultimi giorni, è un allenatore in campo, ma soprattutto credo che interessi anche i comportamenti dei giocatori fuori dal campo. Che opinione se ne è fatta e qual è la sua idea e il proposito? Io sinceramente non l'ho seguita la polemica, perché ero concentrato sulla gara. Non so i trascorsi di Vacca che ha avuto a Benevento, quindi non so che cosa sia successo, insomma, non giudicare una cosa che non conosco non mi sembra il caso. Posso andare?
Visto l'ultima domanda, guardando la classifica oggi, sì, con il Catanzaro, diciamo che per noi è un momento ampiamente qualificato, quale squadra preferirebbe incontrare di playoff e quali evitare? Ma è una domanda difficile. Al momento attuale sarebbe Catanzaro, Pontedero, Catanzaro di Ma mancano ancora tre partite, quindi noi poi abbiamo anche l'ultima giornata uno scontro diretto all'Aquila, quindi non abbiamo ancora centrato l'obiettivo dei playoff. È normale che in questo momento tutte le squadre stanno cercando di ottenere il massimo per posizionarsi al di là dell'avversario che andrai ad affrontare, per superare il primo scoglio magari giocandolo in casa, perché sicuramente un pizzico di vantaggio ce l'ha in questo tipo di situazione, dopodiché il vantaggio si annulla nelle altre situazioni, perché diventano playoff con i tempi supplementari, con i calci di rigore, quindi è normale che in questo momento lo sforzo maggiore di tutte le squadre che stanno cercando di entrare in questi spareggi è quello di posizionarsi almeno entro le prime 5 in modo da poter disputare il primo incontro in casa. Poi chi vai a affrontare una scelta sinceramente non ce l'ho, sono tutte squadre forti, partendo dal Benevento, Salernitana, chi rimarrà fuori dalla lotta dei primi tre, quindi dire un nome non in questo momento, calcoli non ne possiamo fare sicuramente. Beh, abbiamo ascoltato anche Oscar Brevi, ma dall'altra parte Domenico mi dice che c'è forse un collegamento telefonico. Sì, siamo in diretta telefonica con un tifoso. Buonasera. Allora, ci dica tutto. Pronto? Pronto, mi sente? Allora, Domenico? Sì, sono io. Senti, io dico, diciamo, i playoff, la verità, è meglio loro, meglio loro da fare, perché non si battesse per i playoff. E perché andiamo o a Marbella, o andiamo a Perugia, o andiamo a Scimo Sud da Pola. Ci conviene di andare? E non abbiamo voluto farsi playoff, perché una squadra non c'ha cattiveria, non c'ha carattere. Quindi è una squadra che non riesce. Domenica scorsa, sì, vuoi calzare e sicuramente la dice ma partito secondo oggi, invece no, è andato male. Se il primo tempo, anche il secondo tempo. Cioè io ho visto una partita, diciamo, male, se il primo tempo e il secondo tempo. Non mi sono veramente, diciamo, la cattiveria, la mania molto bella, niente, zero. La seconda cosa è stata un po', diciamo, di tre. Quindi secondo lei è semplicemente una questione di carattere? Abbiamo cambiato perché questo è un allenatore che ha tanta esperienza, che ha centrato 4 promozioni e si pensava insomma di invertire un po' questo trend, specialmente fuori casa che ci ha messo, che chiaramente non ha messo il Benevento nella posizione che comunque compete ad una squadra che comunque ha tanta qualità. Io sono d'accordo con lei quando dice che è una squadra senza carattere, che non riesce ad imporre il proprio gioco, ma è d'accordo con noi anche l'allenatore giallorosso, che infatti ha detto in sala stampa che la classifica dimostra che questa è una squadra che non riesce a dettar legge in campo. No, perché secondo me no, questa è una squadra diciamo, il minimo sta massimo un terzo o quattro posto. Ma che se ormai è fatta una calata, a mai il playoff non gliela fa. E secondo me, io sono contento che non gliela fa, perché è una cosa che gliela ci fanno immazzare, sicuramente ci fanno immazzare. Quindi sarebbe meglio non centrare proprio i playoff per non avere un'ulteriore delusione, un'illusione. Sono contento, perché là non gli dati fuori casa. In casa una volta ti vedi, scusa poco, no? Poi non lo so quando abbiamo in casa. Allora è meglio mettere la chiesa, come va nella loro, no? È meglio.
Quindi, vabbè, abbiamo capito il suo punto di vista, che in parte possiamo anche condividere. Va benissimo, diamo spazio anche ad altre persone, continuateci a seguire, ogni volta che volete potrete sempre interagire con noi. La ringrazio, le auguro una buona serata. Va bene, va bene, ciao. Ciao, buonasera. Beh, abbiamo anche ascoltato dei tifosi, domenica. E Alessio, vedi, i tifosi si aspettavano qualcosina in più. È chiaro. Soprattutto dopo la partita... Diciamo tu di Barletta tu dici non fa testo, non però fa testo, comunque non fa testo. Morale, no? Andare a vincere lì a Barletta con un punteggio abbastanza anche la ampio. Forza e coraggio, Pasquale, vinceva a Barletta in queste condizioni come oggi. Vabbè. E te lo dico sicuro. Però vabbè. Io voglio aggiungere solo questa cosa, Alessio, che parlavamo qualche puntata fa di Montiel. L'inutilizzo di questo calciatore. Montiel, quando è entrato e si è sistemato tra le due linee, praticamente si è visto qualcosina in più. Il Catanzaro ha sofferto la posizione di Montiel, infatti. E la posizione di Montiel permetteva anche, perché i tre centrocampisti dovevano accorciare le distanze tra di loro, dava spazio a Somm. Io questo ho letto, ho visto dal campo. Bene, abbiamo tanti argomenti. Domenico, mica c'è la diretta? Allora, io direi, mandiamo prima le parole dei giocatori e contattiamo Pedro Mariani non appena rientriamo in studio. Benissimo, andiamo di nuovo in sala stampa ad ascoltare Emanuele Padella e Thomas Somm. Una partita che è stata dura in campo, non siete riusciti a raggiungere il massimo risultato in tre punti, ma forse qualcosa non ha neanche funzionato nei meccanismi, perché le occasioni pure non è che ce ne sono state tante. Non credo che non sia funzionato. Il Catanzaro ha fatto zero tiri in porta, noi invece abbiamo avuto due grandi occasioni, Toninelli il palo e Mengoni all'ultimo. È stata una partita molto molto equilibrata, con due grandi squadre che si sono affrontate. Ci ha mancato tanto il gol per me. Cosa è successo in particolare sull'ultima azione? Vicino al gol. Ma diciamo Bindi ha fatto un mezzo miracolo, perché l'ha presa di ginocchio Mengoni, è rimasta lì e è stato un miracolo. Insomma, a un certo punto nell'ultima parte della partita avevi qualche problemino fisico. Sì, ho avuto i crampi e niente, può capitare, vuol dire che magari non stavo al meglio. Che difficoltà hai incontrato che ti spingevi più rispetto al tuo compagno nel buttare la difesa del Catanzaro? Qual è la tua difficoltà che avevi incontrato? Vabbè, è una squadra che difende una 5, poi sarà il decimo 0-0 che fanno loro, quindi vuol dire che si difende molto bene. Però vabbè, in pratica non aver perso, penso... ci teniamo questo pareggio. Credi nella possibilità di conquistare tre vittorie nelle ultime tre partite per risalire un attimo la linea, per farci siete enormi, anche se a quattro punti dalla legge? Certo che ci crediamo. Abbiamo tre partite fondamentali. Siamo professionisti, quindi ci alleniamo ogni settimana per raggiungere tre punti. E io sono convinto che faremo 9 punti. Questo atteggiamento difensivista un po' del Catanzaro, insomma, che è molto, non è una squadra che fa molti gol, però insomma, sono venuti a prendere il pareggio. Sì, il Catanzaro è una squadra che prende pochissimi gol, ne fa anche pochi. È venuta qui consapevole che c'era il Benevento. Abbiamo avuto soltanto due occasioni molto importanti per me. Però il calcio è questo, se non la butti dentro poi finisce in parità. Insomma, nel primo tempo non hai spinto. Era a disposizione del mister, qual è stato l'andamento della partita? No, era la partita, sfondavamo meglio a destra e quindi siamo andati più da quella parte. Poi il secondo tempo invece è stato il contrario, capito? Quindi dipende come va la partita, non è che c'è a disposizione il mister di difendere o attaccare. Quando si può si va, se no si sta lì tranquilli. Che sensazioni vi lascia una partita così? No, per me lascia sensazioni positive, perché non abbiamo preso gol, abbiamo fatto, penso il reparto difensivo ha fatto un'ottima partita, il Catanzaro ha fatto zero tiri in porta, non è stato mai pericoloso,
giocava palla, però per noi può giocare palla, poi le occasioni ci abbiamo avute noi. Questa era probabilmente l'ultima occasione per tornare a vincere uno scontro diretto, visto che per la fine della stagione affronterete solo squadre che non hanno ormai più ambizioni di classifica. Cosa può cambiare questo l'approccio ai playoff, il fatto che non riuscite a vincere uno scontro diretto da un po' di tempo? I playoff sono diversi comunque, cioè, playoff è, soprattutto la prima partita è o dentro o fuori, quindi penso che comunque anche chi arriva davanti a fare i playoff non è che sarà entusiasta, cioè, comunque verrà al Benevento trovando una squadra forte, secondo me. Il fatto che su 15 partite contro le prime 9 il Benevento abbia vinto solo due volte, può essere un segnale un po' di sofferenza quando ci sono queste partite importanti, forse psicologica? Non lo so. Comunque se vado a vedere anche l'ultimo, con la Salernitana per esempio, l'abbiamo demeritato. Cioè, bisogna vedere pure gli episodi, come vanno le partite. Però secondo me no. Cioè. Hai avuto un'incomprensione con una Germinale, cosa è successo? Ma vabbè, scontri di gioco, si sa, nel calcio si prendono, si danno, quindi quando finisce la partita è tutto finito lì. Bene, Emanuele Padella e Thomas Somm. Domenico. Sì, abbiamo in collegamento telefonico un altro tifoso. Pronto, buonasera, con chi stiamo parlando? Sono Giuseppe, sono un tifoso del Benevento. Salve Giuseppe, buonasera. Dici tutto. Complimenti per la trasmissione, che siamo spesso. Grazie. Sì. Noi abbiamo una punta che gioca più isolata, cioè nessun giocatore che sta dentro, che va dentro, quando i vari quindi curva a prendere il pallone, non sì. C'è nessuno che sta dentro senza palla, cioè i vari sta solo, gioca solo. Io avrei preferito oggi giocasse un'altra punta, sì. Una punta piena dei vari, cioè guarda, scusate, noi ci andiamo in casa, noi non la dobbiamo vincere. Per esempio io lei preferisce... Sì. Ma facciamo 5.000 terzini, un centrocampo oggi che dominanti, insomma, non lo so fosse il campo oggi, o la vittoria di domenica scorsa, ma cioè quando ho giocato, per me Scaranzara ha giocato bene, ha fatto molto, ma no, mi ha fatto molto una impressione, anche in condizione di playoff, attenzione. Sì. Perché la squadra, chissà, sì, ho capito, non so se vuole invece del giocatore. Ho capito, dico sì, ma noi non ho fatto un tiro in porta. Bene, ma ti va a Catanzaro, poi lo vediamo che succede. Loro comunque ti attaccheranno. I problemi sorgeranno quando andiamo fuori. In casa noi abbiamo avuto grandissimi problemi oggi, ma in fase di impostazione proprio di gioco. I passaggi sbagliati a 3 metri, non lo so delle cose proprio di. Una squadra che dovrebbe fare di playoff questa. Ma secondo me. È una domanda che ci facciamo un po' tutti. Va bene, adesso le rispondiamo in diretta, la ringrazio, continuateci a seguire. Buona serata. Buonasera. Bene, abbiamo ascoltato anche i tifosi in attesa, Domenico, di collegarci con Pedro Mariano. Sì, adesso lo telefoniamo subito, dobbiamo fare prima ovviamente allora una piccola introduzione per parlare ovviamente di Mariani, per chi non lo sa, perché insomma chiaramente questa è una partita che è stata infuocata certamente da un ex contestatissimo, vale a dire Antonio Junior Bacca, il giocatore che non si è lasciato nel migliore dei modi con Benevento, alla fine è approdato dopo aver rescisso il contratto con i giallorossi nel Catanzaro, nel mercato invernale, che aveva acceso la vigilia di questa partita su un post su Facebook. Sì. Si è aperta una diatriba con diversi tifosi ed in particolare un riferimento quando allora Pedro Mariani in settimana ha scritto un post abbastanza simpatico su Facebook dove ovviamente riferendosi a Bacca aveva scritto che per il migliore in campo ci sarebbe stato un Rolex in paio proprio offerto gentilmente da Antonio Bacca. Bacca che forse non ha digerito bene diciamo queste parole e ha risposto con un post che sembrava riferito all'ex giocatore, all'ex bandiera giallorossa, dove diceva che insomma i soldi avrebbero
avrebbe potuto farseli anche questa persona che non sappiamo chi è, soltanto che ha pensato di sperperarli in droga e quant'altro. Mariani quindi ha risposto con un altro post dicendo che ha contattato personalmente Vacca e il giocatore gli ha confessato che quel post non era riferito direttamente a Pedro Mariani. Vacca è stato obbligato dalla società Catanzaro Calcio di chiudere appunto il proprio profilo Facebook e quindi non ha potuto rispondere, l'ha fatto Mariani delegato da Vacca sottolineando questo aspetto. Ora insomma contatteremo proprio in prima persona Mariani per farci spiegare un po' tutto quello che è successo. Bene, in attesa del collegamento quindi io direi di guardare un po' la situazione per quanto riguarda domenico i playoff insieme a Pasquale. Sappiamo che mancano 3 gare alla fine del campionato, il Grosseto ha 40 punti per raggiungere i playoff deve vincere tutte e 3 le gare, in casa del Viareggio, poi in casa il Grosseto ospiterà il Prato e infine si recherà a Barletta. Il Benevento domenica va ad Ascoli, dove l'Ascoli, il nuovo presidente, addirittura ha detto attraverso i giornali, attraverso tanti comunicati, che lui vuole vincere fino alla fine del campionato. Pasquale, a tutti i costi. Sì. Un altro tifoso in diretta, perdonami. A pronto? Tutti i costi. Ah, pronto. Buonasera, sono Corrado. Buonasera, Corrado. Niente, io ho visto una partita, per non dire partita, sono rimasto veramente deluso, perché mi aspettavo un Benevento molto più grintoso, molto più combattivo, invece poi alla fine siamo stati noi ad aspettare il Catanzaro, abbiamo fatto quello che il Catanzaro voleva e quindi poi io volevo precisare per questo modulo che noi adottiamo per Evacuo farà sempre la figura di quello che non toccherà mai un pallone come abbiamo visto oggi, perché si dà da fare, ma alla fine poi non conclude niente. E non riesco a capire perché poi l'allenatore ha fatto entrare Monti e non un Guerra oppure la Piazza, che è questo perfetto scorso di questo calciatore, non so quando lo vedremo. Poi non riesco a capire un'altra cosa. Sì. Cioè le dichiarazioni che ha fatto, mi pare Padella, è un vanto per lui non aver preso voti. E che significa? Noi non siamo stati capaci di giocare un pallone recente. Un Milano spinto, evanescente, perché la regione non va cambiata? Allora, e poi lo stesso allenatore, a me è sembrato contento, perché io lo fai lui, il bicchiere mezzo pieno, gli sta bene, ma che cosa? Ci hanno scavalcato squadre che forse nelle loro intenzioni di camminare erano quelle di salvarvi, visto che non c'erano le recessioni, quando abbiamo un Pontedera davanti a noi, tanto di rispetto per il Pontedera. Però non è paragonabile al Benevento. Noi da 8 anni facciamo soltanto squadre con i nomi e non con calciatori che io, quando sono stato molte volte nella vostra posizione per il passato, e quante volte ho detto che noi abbiamo bisogno di giocatori di categoria e non di ballerini in mezzo al campo. È verissimo. Grazie, scusate. Ma di che? Assolutamente, anzi grazie a lei. Buonasera. Risponde Pasquale al nostro telespettatore. Prima di tutto ti saluto Corrado. Come al solito hai centrato, pure io mi aspettavo il cambio di Melara, un Melara spento e è invece uscito Negro, quale negli ultimi minuti poteva dare qualcosina in più in termini. Ma non ce la faceva più Pasquale. Negro non ce la faceva più. E Melara. E Melara peggio di me. Quindi, poi l'ingresso di Montiel. Io Montiel è un giocatore anche su palla da fermo, infatti, non a caso, lui ha avuto 2 occasioni. Peccato che era abbastanza distante dalla porta, però ha avuto 2 occasioni su calcio piazzato dove è andato vicino, soprattutto nella prima conclusione, sta facendo gol. E il fatto del modulo, lui sta insistendo su questo sistema di gioco. Mo a prescindere dai giocatori, dagli attori che possono interpretare questo modulo, lui adotta sempre questo sistema di gioco. Quindi lui vede che questi giocatori possono
attuarlo, quindi gli possono dare quello che lui si aspetta in termini di gioco. Oggi, e questo l'abbiamo visto tutti, perché la cosa che colpisce Domenico non è il fatto di centrarli o no i playoff, è il fatto di come affrontarli. Questa squadra, i tifosi si preoccupano di come affrontare questi playoff, perché la squadra preoccupa dal punto di vista del gioco. Se noi non riusciamo ad essere offensivi, non riusciamo a pungere le difese avversarie, non abbiamo quella forza interna di dettare legge, come diceva il mister, oppure di macinare gioco, come ho detto io, sì, avremo i nostri problemi. E a prescindere dal fatto che i playoff sono un campionato a parte, però se tu non esprimi gioco e cattiveria in campo, come ti presenti? E come ti presenti? Questo è un punto interrogativo. Beh, che no, il nostro allenatore Brini, di cui io ho una grande stima. Sì, prima di conquistare, comunque, perché volevo parlarti di questo, il presidente dell'Ascoli, il nuovo presidente dell'Ascoli, Bellini, praticamente ha detto attraverso i giornali, attraverso i siti internet, che lui da qui alla fine del campionato vuole vincere 4 partite. La prima l'ha vinta oggi a Prato, domenica arriva il Benevento al Cino e Lillo del Duca. Ecco, come la mettiamo nome? E come la mettiamo nome? Alessio, tu devi, purtroppo le squadre non è che aspettano a te e ti fanno vincere sul campo. Ho capito, quindi devi andare a giocare la partita. Ancora non è ufficiale. Cioè, i giocatori siamo dell'Ascoli, magari attraverso le parole del presidente possono trovare gli stimoli per battere il Benevento. Ma questa è una cosa che può però io dicevo questo, stare. Pasquale. Alessio, scusami, sì, siamo in diretta telefonica con una bandiera del Benevento. Del calcio beneventano. Esattamente, siamo in collegamento con Pedro Mariani. Buonasera, Pedro. Ciao a tutti. Buonasera. Allora, buonasera, anzitutto ti ringraziamo, insomma, per aver voluto parlare con noi in diretta, con Parla al Centro su LTV Benevento. Questa mattina ci siamo già sentiti, abbiamo già parlato, diciamo, un po' di quello che è successo con Antonio Vacca e volevamo, insomma, parlarne direttamente con te, anche per avere un quadro ben preciso, anche perché da quello che sappiamo sei stato anche indirettamente, possiamo dire, delegato dal giocatore stesso, insomma, anche per spiegare un po' quello che è successo. Ma sinceramente tutto nasce da molto lontano, nel senso che è lì a vedere e a leggere delle affermazioni dove sicuramente era stato anche provocato e comunque lui ci ha messo del suo, ma un personaggio pubblico non deve mai rispondere in quella maniera offendendo un ceto sociale che è quello beneventano, che come tutti un po' in Italia facciamo fatica, ci vuole rispetto, insomma, noi siamo dei personaggi, anche a me è capitato che mi dicessero delle tantissime cose, ma in faccia, per sentito dire, uno deve avere un professionista, se così si ritiene, tale, ma ho dei dubbi, deve saper sopravvivere anche con queste situazioni. Il calcio, io l'ho detto sempre, quando arrivai a Benevento c'era molto scetticismo, ero anziano, ero grande, avevo qualche acciacco. Anch'io ho avuto momenti difficili, però io affrontavo la curva andando lì, addirittura, come ho già detto altre volte, mi centrava negli spogliatoi, cosa abbastanza rara. Credo che il dialogo, le buone maniere debbano prescindere da tutto e da tutti. Quindi successivamente la mia è stata una battuta ironica, ma la battuta di dove non c'erano frasi offensive e che faceva riferimento a me, mi aspettavo al limite non farti gli affari tuoi, una cosa di questo genere. Quando si passa poi alle offese, allora lui mai avrebbe immaginato sicuramente che io potessi prendere il telefono e chiamarlo. Lui è stato vago, evidentemente non sono neanche parole sue, non è stato un manoscritto suo, si è fatto aiutare sicuramente da qualcuno, però essendo secondo me poco intelligente ha usato dei termini che non avrebbe dovuto, uno perché io ho un profilo umano e calcistico che è scritto in Wikipedia e negli annali e quindi si parla da solo, sono stato un ambasciatore UNICEF, ho adottato bambini a distanza, ho fatto tante cose buone, ho fatto anche qualche cazzata, ma tutto mi si può dire, meno di quello che ha detto. Allora ho pensato bene di chiamarlo
Sì. Per vedere che reazione potesse avere. Era in partenza per Benevento e naturalmente gli tremava la voce perché se lo sarebbe mai aspettato. Non sto qui a dire cosa gli ho detto perché rimane una cosa nostra, ma lui ha negato. Ha negato. Quindi quel pippare e sniffare non era riferito a te, ha detto che non era riferito a te? No, no, lui dice che è riferito a un personaggio comunque beneventano che aspira alla panchina, ma non come tecnico, evidentemente. Ma io credo sinceramente, avendo qualche capello bianco, che il signorino sia rimasto sorpreso e così è smascherato. La mia telefonata voleva essere un metterlo alla prova, nient'altro, sì. Poi che ce l'abbia con me. Io sono uno che ha la temperatura e sono uno, come ho detto, sulla... Siamo in fascia protetta, beh, non quale, non ancora, comunque ho gli attributi, per non dire un'altra cosa. Abbiamo capito perfettamente. Semplicemente per smascherarlo. Lui, se avesse avuto gli attributi, mi avrebbe detto chiaramente, però rischiava sia penalmente che civilmente, rischiava, insomma, moltissimo, affermando quello che ha scritto, che sono frasi molto offensive. La storia parla da sé, la mia, purtroppo, mi piacerebbe tanto ancora giocare, ma è lunghissima e quindi sono un ex. Mi auguro che lui possa ripercorrerla. Quello che gli ho detto alla fine, dopo averlo naturalmente bacchettato, e uso un termine molto molto leggero, di ripercorrere una vita come la mia, sia calcistica che non, e di badare meno. Poi mi sono sentito sinceramente anche coinvolto a livello di popolo, no? Insomma, io avrei preso le difese anche di una città dove magari non ho mai giocato, però insomma, come posso dire, Benevento mi appartiene, mi lega al popolo, cioè io mi sento molto, credo che sia stato, io dico sempre scherzosamente, uno scherzo della natura a farmi nascere Rieti. E quindi la mia era anche una presa di posizione verso un popolo che al di là dei sfottò, al di là delle... perché no, magari anche qualche offesa, però un professionista deve accettare tutto. Sono sempre due piani diversi, il professionista da una parte. Ti dicono una parolaccia, te la devi prendere, non si può fare nulla, quindi questo fa parte del nostro mestiere. Ne ho prese tante io, dovrà prenderne, mi auguro per lui, che giochi a lungo, tante lui, ma non si può rispondere alla gente che fa fatica a portare il piatto davvero a casa, rispondere in quel modo per dei Rolex. Poi, sinceramente io quei pochi Rolex che ho sono stati premi alla carriera, perché uno me la regalò Don Andrea Rillo quando vincemmo il campionato, lo custodisco con tanto amore, con tanta cura, quindi non è una questione. Io non amo il materialismo, io amo l'anima, il cuore e amo per parlare dopo aver dato. Prima fa parte di chi fa solo chiacchiera. E queste infatti sono caratteristiche che noi conosciamo molto bene qui a Benevento e per le quali insomma ti abbiamo sempre apprezzato e ti continueremo ad apprezzare. Qui insomma sappiamo che hai lasciato un pezzo importante del tuo cuore e certamente i tifosi beneventani non ti dimenticheranno mai. Pedro, da parte di... Il nostro è un legame basato su quello che ci siamo dati. Noi siamo partiti che eravamo abbastanza scettici, anch'io un pochino, sai. Non conoscevo Benevento, neanche la sua tifoseria, neanche il suo popolo, e neanche loro me, se non per sentito dire, ma non mi conoscevano. Noi ci siamo apprezzati, stimati. Quello che abbiamo oggi, questo, chiamiamolo amore, questo legame, questo affetto, è legato a quello che ci siamo dati. Io sono per dare, chi dà poi riceve, viceversa poi diventa davvero difficile poter dire che ne so, che io amo un po'. Oggi sai, baciano la maglia dopo 3 minuti, o se la levano e la calpestano dopo 1 minuto, insomma, io credo che si sia andati un pochino oltre. Per amare, per essere amati, bisogna dare. Quindi io mi auguro per lui che trovi la strada giusta, che trovi anche un equilibrio che evidentemente non ha. Però sinceramente, e chiudo, sì. Io fossi stato in Oreste Vigorito non l'avrei mandato via, perché era tutto architettato. Io credo che lui non avrebbe mai, non si sarebbe mai permesso di fare e dire quello che ha detto poco prima di andarsene, tant'è che dopo 3 ore era sull'autostrada per Reggio Calabria. Io e credo che il buon Oreste, se lo posso permettere, io gliel'avrei tenuto in tribuna per un anno intero per fargli capire quanto è dura la fermata, dopodiché a fine anno se ne riparlava. Questo meritava, invece secondo me ha avuto troppo rispetto a quello che ha fatto e come si è comportato.
ha avuto più di quello che si meritava, e non forse un insegnamento di vita che comunque sottolineiamo, nonostante quello che è successo, tu comunque, nonostante forse penso che non lo conosci neanche personalmente, però comunque hai voluto dare lui un insegnamento in quella telefonata che hai fatto, proprio non solo dal profilo professionistico, ma proprio dal punto di vista umano, dall'alto insomma della tua grande esperienza del mondo del calcio e soprattutto dall'alto della tua grande persona. Guarda, io non amo insegnare, non è una cosa che oggi noi non ci possiamo permettere di insegnare niente a nessuno. La mia, non sono un cretino, so perfettamente che era, se non direttamente, c'è poco coinvolto in quella frase che lui ha scritto, ma io ho voluto dimostrare a lui che sì, è stata un po' una bacchettata bonaria da padre di famiglia. Io nella telefonata gli ho detto tante cose che spero, mi auguro, lui possa aver capito, compreso, e gli servono per il futuro, dopo che ha negato naturalmente. Quindi l'ho voluto smascherare, lui non se l'aspettava. Io mi auguro per lui che trovi un equilibrio di vita, prima ancora che calcistica, perché il calcio finisce e poi non solo rimane quello che hai dato, ma poi la vita va avanti, e quando poi il pallone si sgonfia dobbiamo fare i conti con tante cose che la vita ci riserva e sono durissime. Quindi io mi auguro che abbia compreso, che gli sia servita da lezione. Pedro, davvero noi ti ringraziamo per questo esaustivo intervento. Ovviamente quando sarai qui a Benevento sarai sempre... Saluto tutti, naturalmente non so se ci sono ospiti, chi siano. Siamo con Pasquale Caruso e Alessio De Toma qui ad LTV e ti aspettiamo nei nostri studi. Una parte bellissima della mia permanenza a Benevento quando vincemmo il campionato, quindi mi ha fatto immensamente piacere. Poi quando volete il mio numero l'avete, sono sempre a disposizione. Certamente, e da parte nostra volevo anche dirti infatti che quando ti troverai a fare un giro qui a Benevento sarai sempre il benvenuto qui nei nostri studi, lo sai, basta un colpo di telefono e sarai certamente ospite gradito nella nostra trasmissione. Posso fare una domanda? Certo, un attimo, c'è Pasquale, vuole farti una domanda. Mi ero promesso, come ti ho detto, di venire questa settimana, ma devo rimandare tutte evidentemente le off, ma a questo punto mi auguro di venire anche prima, perché insomma... giochiamo così. No, c'è anche il rischio che non si faccia. Naturalmente è una battuta, io tifo Benevento, che se ne possa pensare, mi auguro che possano centrare questi playoff, poi lì è un tramallotto, però insomma la fede è fede, quindi forza Benevento. Un attimo, c'è Pasquale che vuole farti una domanda, il mio collega qui negli studi. Ciao Pedro, mentre tu parlavi la regia mandava qualche foto di Lecce, i playoff vinti lì a Lecce, contro il Messina, e visto che noi sono diversi anni che stiamo facendo sti playoff, se ci puoi dire qual è il segreto all'interno del gruppo in quell'occasione, arrivati quinti e quindi presentarsi come quinta nella griglia playoff e addirittura vincerli dimostrando anche un'intensità di gioco tale da permetterci appunto di superare prima la semifinale e poi la finale lì a Lecce, visto e considerato, stavo parlando proprio della partita interna oggi, Pedro, dove i tifosi sono preoccupati in quanto la squadra non riesce ad avere un'intensità di gioco tale, anche in termini di offensivi, di conclusioni a rete, da permetterci appunto di sperare in una eventuale vittoria dei playoff. Parte del merito va a Armando Fucci, che un mese prima, nonostante non avessimo la certezza di raggiungerli, nel dubbio ci fece una mini preparazione, e credo che lo debba fare anche il Benevento, non so, io adesso magari la stanno facendo, quindi parliamo a Bambera, però Armando, il professore, ci fece una preparazione specifica e noi volavamo nei playoff, è vero, arrivavamo quinti contro ogni pronostico. Voi, se vi ricordate, noi andando in svantaggio non avevamo neanche il beneficio del pareggio, dovevamo vincere quella partita, addirittura andammo sotto di un gol, quindi c'erano 40 gradi. Noi la vincemmo sicuramente con la preparazione fisica, ma poi la vincemmo anche perché prima di tutto eravamo un gruppo che viveva la strada, viveva di più quello che è il Corso Garibaldi, la gente, i bar, e quindi c'era un più coinvolgimento. Oggi è una fabbrica, no? Tu vai, timbri il cartellino, vai a casa, c'è poco contatto umano e quindi sei poco parte della città. Stimolati. Noi eravamo come
come se fossimo residenti lì e nati lì, ci sentivamo per i 20 anni, quindi giocavamo davvero anche per il pubblico, non solo per noi. E poi ci vuole un cuore, l'anima, ci vuole qualcosa che probabilmente nelle generazioni di oggi sono venute un pochino meno, però lì funzionava tutto, una società che non aveva magari tantissimi soldi quanti ne ha il buon Oreste, però c'era molto vicino, un allenatore che era nel pieno della sua grandezza, un gruppo tanto tanto unito che si aiutava sempre. Io mi sono divertito a vedere qualche filmato delle vecchie partite di quella stagione e davvero giocavamo un buon calcio, un calcio spumeggiante, veloce, fatto di molto moderno. Sinceramente mi ha sorpreso nel rivedere tanti filmati e tante partite, quindi oggi mi rendo conto che abbiamo fatto qualcosa di importante. Poi, se vogliamo rompere gli indugi, che vi devo dire? Vuol dire che mi devo rimettere le scarpe, lo gioco io sto playoff da dietro, dai. Magari. È vero, io stavo lì a Lecce quel giorno, ma quel campionato noi c'eravamo appassionati a quella squadra e proprio prima dell'inizio dei playoff tutti quanti eravamo speranzosi, anche perché Pedro, se tu ricordi bene, l'anno prima l'avevamo persa la finale, quindi... Sì, c'era molto scoramento, io mi ricordo che tanta gente è rimasta a casa perché dice ma che amma fa, ma dobbiamo andare un'altra volta lì. Però la squadra ci dava fiducia. Però tanta gente è rimasta a casa, tant'è che alle 2 di notte quando tornammo c'era lo stadio pieno, perché quelli che non vennero giù ci aspettarono addirittura lassù, quindi non... Erano 10.000 allo stadio la sera. Noi siamo arrivati verso mezzanotte perché noi praticamente siamo tornati con la squadra, con voi, quella sera da Lecce, 5 ore, e che poi ti ricordi Pedro, quel giorno a Lecce, il Lecce in Serie A, il Messina giallorosso, il Benevento giallorosso, era tutto giallorosso e non si capiva chi aveva vinto e chi aveva perso, forse si capiva perché... Credo che anche il Torino, che mi sa che giocò proprio a Benevento, non ricordo bene, quindi fu una giornata straordinaria. Beh, quella rimane una stagione davvero unica, incredibile. Ora non vi metto, non voglio farvi perdere altro tempo, ma noi nel sottopassaggio durante il riscaldamento, che lo facevamo insieme in un spazio di 50 metri, noi lì vincemmo la partita. Noi lì vincemmo la partita perché ci fioravamo praticamente a 2 centimetri, bocca a bocca, faccia a faccia. Lì ce li mangiamo vivi, noi eravamo troppo cari, non avremmo mai potuto perdere quella partita. Davanti a tirare il gruppo c'ero io, c'era Ruggero, c'era Compagna, c'erano degli animali sul campo, quindi noi vincemmo quella partita forse ancora prima, al di là di tutte le cose che vi ho detto poco fa io, ma era una squadra che aveva un grande cuore, una grande anima. Guarda, probabilmente nell'anno in cui forse meno ce l'aspettiamo, alla fine andiamo a vincerli, perché comunque l'organico è importante, l'allenatore è bravo, la società è presente, non manca davvero nulla. Dopo 8 anni io credo che sia ora, anche perché è anche giusto che la gente cominci un pochino a mormorare, perché 8 anni di conduzione sono tanti, sono davvero tanti. Va benissimo Pedro, grazie ancora davvero, ci risentiremo sicuramente, forza Benevento, insomma, ci resta da dire. Sempre, grazie a tutti, un abbraccio, buona vita a tutti. Buonasera, grazie, ciao. Bene. Alessio, io stavo là, tu dove stavi? Ascoltare Pedro Mariani, io purtroppo non c'avevo microfono, non c'avevo nulla, quindi mi siete fatto una bella chiacchierata con il più grande calciatore che abbiamo avuto qui a Benevento. Vabbè. E non uno come Antonio Vacca, che oggi gli abbiamo dato troppa importanza. E la colpa è tua, Alessio. E io parlo anche della curva sud, perché guardate, dare troppa importanza ad un giocatore del genere, che non ha offerto mai niente a Benevento, anzi è stato sempre super super raccomandato, mi assumo tutte le responsabilità, questo, no, Giovanni, questo tale Antonio Vacca è stato sempre gettonato dalla buonanima di Ciro e dallo stesso Oreste Vigorito. Ecco, questo è il classico giocatore da non dire nulla, cioè ignorarlo totalmente. L'abbiamo fischiato, avete visto che cosa ha combinato, è andato verso il settore dei suoi compagni, del suo Catanzaro, poi ha preso la bottiglietta d'acqua. Io sinceramente gli avrei dato poca importanza. Bene, Pasquale. Senti, ti ricordi quando venne, lui giocava nella primavera, sì, o Beretti, non mi ricordo. Sì. E lui venne insieme a un compagno di squadra che adesso
non mi ricordo come si chiamava, la sua prima trasmissione sportiva l'ha fatta LTV. Sì. Ti ricordi? Sì. Un giovane di belle speranze, poi il successo, secondo molto me... Molto presuntuoso, mi ricordo, vagamente. Successo, il successo, i giornali molto probabilmente fanno più danno che bene. Ragazzi, mi dovete scusare un attimo, ma questa è una puntata pienissima, perché una adesso... Una puntata particolare! Eh sì, perché adesso abbiamo in diretta Giovanni Accettola in collegamento da Saviano, dove l'Accademia Volley è appena scesa in campo per giocarsi l'ultima piazza valida per conquistare i playoff. Pronto Giovanni, buonasera. Ciao Domenico, buonasera a tutti. Buonasera, allora dici tutto, che cosa è successo rapidissimo. Allora ti porto buone notizie perché l'Accademia ha vinto per 3-1, uno scontro decisivo per quanto riguarda la lotta playoff, tre punti pesantissimi al termine di una partita molto combattuta, un quarto set dove è successo di tutto, vinto i vantaggi dalla squadra giallorossa, cartellini, proteste da parte del Saviano. Ti faccio parlare con il mister per farti raccontare i momenti salienti di questa gara. Va benissimo, ti ringrazio. Pronto? Pronto mister, buonasera, in diretta su LTV. Allora, Giovanni ci ha appena detto, insomma, che l'Accademia ha centrato una vittoria importantissima questa sera, un 3-1, possiamo dire decisivo in ottica playoff contro Saviano. Sì, assolutamente sì, le ultime due partite, due scontri diretti contro le due quarte, abbiamo fatto 6 punti, insomma. Quindi davvero una sfida importantissima. Ecco, ricordiamo che domani sera approfondiremo insomma con la pagina sportiva proprio quello che è accaduto per l'Accademia Volley. Ci saranno anche le interviste insomma con te, realizzate, possiamo dire, quasi dal nostro inviato insomma Giovanni. Ne parleremo certamente domani e continueremo certamente a vederci. Io vi ringrazio, insomma l'Accademia è una vittoria importante, quindi davvero complimenti ed in bocca al lupo per questo finale di stagione. Grazie, buonasera. I complimenti anche all'Accademia Volley, insomma, che ha conquistato questa importante vittoria a Saviano. I complimenti li abbiamo fatti anche all'inizio di trasmissione alla Forza e Coraggio del campionato di promozione Girone C, in una giornata di anticipo ha vinto il campionato di eccellenza. Dicevo, Pasquale, guardando un po' insieme a voi la griglia dei playoff, il Benevento attualmente non è ancora matematico nei playoff, giusto? Giusto. Perché se il Grosseto dovesse vincere tutte e tre le partite e il Benevento dovesse steccare domenica ad Ascoli, il Benevento è fuori dai playoff, clamorosamente. È così. Alessio, non è che ci possiamo permettere di steccare, cioè qua ci stiamo giocando la partecipazione ai playoff. La matematica ancora nessuno ci dice che siamo nei playoff. E appunto dobbiamo giocare le partite. Si va ad Ascoli per ottenere i tre punti. E i tre punti, ma tu fino adesso hai ottenuto soltanto tre punti in casa del Barletta. Non posso utilizzare un proverbio un proverbio ad hoc per risponderti, perché siamo in fascia protetta. Ma è normale che se noi andiamo là e non giochiamo e l'Ascoli vince, ci meritiamo di non partecipare a questi playoff. Tu vedremo che cosa succederà domenica prossima. Bene, sono le 21:10. Giovanni, Parma-Napoli 0-0. 0-0 Parma-Napoli, questa è una corrispondente da Parma che fa felice Domenico Passaro, ovviamente tifosissimo del Napoli. Non abbiamo nient'altro da dire, io ringrazio ovviamente e saluto come sempre, sono state veramente bravissimi questa sera sia Pasquale Caruso che Domenico Passaro, hanno raccolto un sacco di telefonate, la telefonata più importante è stata quella con l'ex capitano del Benevento Pedro Mariani, ma anche quello con l'Accademia Volley e con i tifosi che ci hanno telefonato da casa. Noi ci vediamo domenica prossima, sempre su LTV, con Palla al Centro. Vi aspettiamo, arrivederci. Buonasera. Buonasera.
Questo programma è offerto da... Per imparare a rilassarsi e ad acquisire la consapevolezza del movimento e del respiro, c'è il Centro Yoga Soffio Vitale, tecniche corporee ed energetiche. Il Centro Culturale Soffio Vitale apre le porte a chi ha voglia di sperimentare lo yoga nelle sue svariate forme. Un ambiente elegante e suggestivo per vivere lo yoga fino in fondo, come cammino di conoscenza interiore e come forma terapeutica di benessere psicofisico. Iscriviti al Centro Culturale Centro Yoga Soffio Vitale, frazione Panelli, località Santa Croce, lungo la strada Perrillo Montorsi. Lezione di prova gratuita. L'ingresso è riservato ai soli soci. Regalati un soffio vitale. Ottica Balestrieri, via Bartolomeo Camerario 2226, telefono 0824 42 183. E ti risponde l'ingegnere Pietro Di Lorenzo. Da sempre con Eurogronde. Cerchi una casa, un box, un locale commerciale? Rivolgiti allo staff dell'agenzia immobiliare Centro. La loro professionalità sarà per te la certezza di fare Centro. Rivolgiti all'agenzia immobiliare Centro, uno staff professionale a tua disposizione per raggiungere l'unico obiettivo: essere certi di fare Centro. Staff, professionalità, certezza di fare Centro, il cliente al centro. Immobiliare Centro, Piazza Orsini, 0824 41 174, www.agenziaimmobiliarecentro.it. Il benessere sulla tua tavola, 20 anni di esperienza per un prodotto di alta qualità. Azienda agricola Denunzio Giovanni. I più svariati tipi di miele: acacia, castagno, millefiori e melata. Nel Parco Regionale del Taburno, azienda agricola Giovanni Denunzio, via Piconi 24, Frasso Telesino. L'azienda agricola è anche presente nei mercatini di Confagricoltura tutti i martedì in piazza Santa Maria e tutti i sabato in via del Cogliano, nei pressi dell'azienda ospedaliera Rummo. Il cibo è vita e per un cibo sano azienda agricola Terra Culta di Parente Rita. Agricoltura macrobiotica, produzione di olio di oliva, legumi, sottoli, confetture e miele senza uso di concimi e prodotti chimici. Terra Culta utilizza solo piante antiche. Per prodotti come Natura Crea, azienda agricola Terra Culta, via Monte Pietrelcina. Genuinità, freschezza e gusto. Dal nostro latte, i nostri prodotti. Caseificio Fortunato Giuseppe, strada statale 87, chilometro 97 Morcone. Prodotti di prima qualità, fior di latte, stracciatelle, burrate, cacciotte di mucca, capra e tartufate, provole e scamorze di vari gusti. E nel punto vendita di Morcone, prodotti tipici, tra cui la pasta di Gragnano e ottimi salumi locali. Il caseificio Fortunato Giuseppe è presente anche presso i mercatini di Confagricoltura tutti i martedì in piazza Santa Maria e tutti i sabato in via del Cogliano, Pace Vecchia. Dalla nostra terra gli ingredienti naturali per i nostri prodotti: grano, farina, olio e tutti gli elementi primi per il nostro prodotto finale genuino. Azienda agricola Minicozzi Maria Teresa, contrada San Giuseppe, Paduli. Rustici, pane, taralli e gastronomia di vari gusti. L'azienda agricola Minicozzi Maria Teresa è presente anche nel mercatino di Confagricoltura tutti i martedì in piazza Santa Maria.